Allora, presentatevi anzitutto. Io sono Umberto Ruggeri, il re del tartufo, ribattezzato così per un video diventato virale 6 anni fa sui social. Io sono la regina del tartufo, ribattezzata così per aver partecipato a un programma di 4 ristoranti con Alessandro Borghese. Insomma, chi è che detiene lo scettro tra voi due? Sicuramente la regina. Lei è una grandissima conoscitrice del tartufo e la sua ditta Qualagna Tartufi raccoglie e seleziona i tartufi da tantissimi anni. Beh, Umberto detiene lo scettro della simpatia e il re dei social. Quando si parla di tartufi, tutti lo conoscono per il suo colorito umorismo, ma è anche un profondo conoscitore del tartufo. Sì, ma ascoltate, come vi è venuto in mente di collaborare insieme? Pubblicando addirittura un video che, seguendo il copione del primo video virale di Umberto, vi prende un po' in giro. Io adesso vivo qua in Colombia, ho aperto un'agenzia turistica, ma purtroppo con il fatto del Covid le cose vanno e non vanno. Ho deciso di ritornare nel mondo del tartufo perché i miei follower mi hanno spinto, mi hanno dato una spinta a rifarlo, perché altrimenti non sarei ritornato. Ho fatto dei prodotti, dei gadget come questa maglietta ad esempio e con il ricavato aiuto i bambini qua in Colombia perché è una cosa che ci tengo tantissimo. Siccome io sono originario di Belforte e io il tartufo di Aqualagna lo conosco benissimo, e come potevo fare a non rivolgermi alla regina? Io rappresento l'azienda Aqualagna Tartufi, che è molto conosciuta qui nel nostro territorio, non solo di Aqualagna, ma anche in tutta Italia e nel mondo. Ma al giorno d'oggi essere social è molto importante. E chi potevo chiamare per essere così divertente se non il re del tartufo? Ok, ma non ho afferrato bene, quindi in concreto cosa avete in mente di fare? Quali sono i vostri progetti comuni? Io spero che i miei follower, ciao Draghi, inizino ad apprezzare il vero Umberto Ruggeri, non solo per le cazzate che sparo sempre nei miei social, oppure per questi prodotti che commercializzo sul mio sito, che tra parentesi, con il ricavato aiuto i bambini qua in Colombia ed ho un progetto di aprire una bellissima scuola qua. Io voglio far capire anche un concetto importante, perché nel mondo del tartufo, con chi parlo, tutti conoscono il tartufo di Alba, il tartufo bianco di Alba. Il tartufo bianco di Alba, adesso vi racconto io la storia in 3 secondi, loro lo comprano tutte nelle zone di Acqualagna, perché il tartufo buono è solamente quello di Acqualagna. Umberto è un vero e proprio ciclone di idee, ma soprattutto una persona genuina e verace. Ci siamo conosciuti e ci siamo piaciuti, abbiamo deciso quindi di collaborare insieme. Da questo comunque sodalizio speriamo che nasca comunque un, diciamo, non un vero matrimonio, perché diciamo i matrimoni non sono poi comunque una grande bella cosa. E intanto insieme abbiamo cercato di far sorridere la gente, in questo periodo ne abbiamo veramente bisogno. E abbiamo insieme a lui organizzato una giornata con i bambini di un piccolo paese della Colombia e speriamo che veramente Umberto rientri presto in Italia. Aspettate, ho capito bene? Avete organizzato un evento solidale per dei bambini colombiani? Evento solidale è una parola grossa. Io un giorno ho chiesto ad Aqualagna Tartufi di darmi una mano in questo progetto e loro si sono subito messi a disposizione. Ho fatto addirittura un giorno sono andato qua in una favela, ho portato le mie magliette, qualche prodotto al tartufo di Aqualagna Tartufi e per la prima volta questi bambini hanno sentito il tartufo. È stata un'esperienza bellissima. Io comunque adesso tornando al discorso del mio progetto di fare una scuola qua, io ve lo giuro su Dio. Non tornerò in Italia finché non ho aperto questa scuola e vi dimostro che io non scherzo. Adesso prendo il mio passaporto e ve lo brucio. Ho deciso davvero, io sono serio, eh. Bisogna fare i fatti nella vita. Dunque, datemi tutti una mano. Il re del tartufo non scherza, eh.
dietro il personaggio che si è creato, Umberto, burlone, scherzoso, invece io ho trovato una persona vera, buona e gentile. Di lui non abbiamo visto solo, ecco, l'aspetto goliardico, ma abbiamo visto una persona che ha veramente voglia di aiutare le persone più sfortunate. Ci ha subito quindi coinvolti nel suo progetto. E in questo periodo dove comunque la pandemia ha dato tanta crisi, abbiamo cercato di non guardare solo il nostro orticello e quello che ci è venuto a mancare, ma guardare un pochino più in modo più ampio e guardare le persone che veramente soffrono in questo periodo. Ci fate rivivere qualche emozione di questa giornata che avete organizzato e vi fate un saluto da regnanti o sovrani del Tartufo? Signora Bartolucci, sono Tartufi quelli che mi ha spedito qua in Colombia, eh? E lei è la regina? Te ciaccaria la testa! Intanto ciao da Re. Signor Ruggeri, faccia meno lo spiritoso. Mi ha chiesto lei dei tartufi secchi, ma i tronchi da doetti della Croazia io non li avevo, però le mando subito un bonifico, coccone. Dale. Uno, due, tre. Viva il Re Tartufo! E viva Italia! Viva Italia! Viva Qualagna Tartufi! Viva il Re Tartufi! Vamos a ganar! Vamos a ganar! Vamos! Vamos!